Signori, eccoci qui in compagnia di Emacrias. Salve a tutti. Con un gioco violento in cui si ammazzano animali, ovvero The Hunter, Call of the Wild. Ottimo, vai, andiamo a caccia. Io non vedo l'ora di cacciare un altro orso, però faremo una preda a testa. Giusto. Ok, poi raccogliamo pure i minerali, facciamo una preda a testa. Pronto. Andiamo, senza perderci in chiacchiere. Perché ora ci perderemo nella natura. Beh, ah, vedi, c'è pure il navigatore. Sì, c'è il navigatore, però sua mamma pure è provvista di navigatore. Che bella giornata, guarda. Sì, è una bellissima giornata di caccia. Io potrei anche appostarmi qua dentro. Però qui siamo troppo vicini alla strada, cioè non è che arrivano gli animali. Quindi si può anche camperare, stare qui 6 ore. Sì, però da qua che sei, i barboni... cioè, non puoi prendere gli animali da qua. Oh, che palle! Che è successo? Sentivo... Sento continuamente... È la sveglia? Ah, ma ti cambia il colore, sembra... guarda l'orso! Non ci credo, a scoppio ritardato è scappato. Cioè, non l'avevi preso in testa? Senti, io tra un po' impazzisco. Cioè, dovrebbe essere a terra. Ho capito! Che cazzo vuoi? Claim reward by going to the Hunt Club menu. Vabbè, devo andare al menu, sennò mi ammazza. Mi rompe i coglioni vita natural durante. Vai. Minchia quanto c'è da camminare qui. Hunt Club. Beh. Ha finito di cagarmi il cazzo? Vai, un altro headshot. Provaci. Non si può trattenere il respiro. Guarda come sa bene. Perché vedo che si muove la mira. Non sì, puoi si muove, però insomma. Vabbè, lo inseguiremo. Quella è la nostra preda. Examine okay. Track. Vabbè, direi che. Ci sono delle tracce blu. Potrebbe essere lui. Sono le sue impronte. Ma secondo te l'abbiamo almeno ferito sto cazzo d'orso? Ma penso che l'hai preso 2 volte in testa, è ancora vivo, non lo ma so. Ma magari da quella distanza non ho calcolato bene l'alzo, non ho calcolato bene... Che cazzo è? Non è che quando stai a chissà la troia di metri. Sua mamma, che ne so. Vabbè. Saranno 200 metri, io... Beh, però... Pure i fucili da soft air volendo fanno 200 metri. No, sto no. Scherzando. Che cacchio. Allora, mo, sei infilato dentro la Madonnina... Buona qui. Mi ricorda il bosco 1, ore e ore e ore a camminare. Mamma mia. Il cervo sta richiamando i suoi compagni. No, però non dobbiamo distrarci, dobbiamo andare dritti alla meta. La meta è sto cazzo d'orso. Ah, vedi? Si è cacato sotto. Ha appena cacato, quindi... Vedi? Caro il mio orso. Ha pure attraversato la ferrovia. Vedi? Mortacci. Guarda, proprio cammina proprio travolgendo gli alberi. Cioè, non è che si trova un sentiero più semplice. No, perché lui è il king di sto cazzo, no? Vedi? Vedi? Attraverso l'albero proprio. Ma continua a cagarsi addosso mentre visto noi... quanti salami di cioccolato. Beh, io credo che l'abbiamo colpito al colon. Ha tutti questi problemi. Si continua a cacare sotto. Ha cagato 3. Ha fatta bene la cacca. Sì, però nell'arco di 10 metri ha mollato 3 stronzi. Minchia, vedo che c'ha... Abbiamo colpito un povero orso col morbo di Crohn. Però le vedo piuttosto dense. Sì, no, non sono... cioè, l'attività del colon è sicuramente... Il colon è irritabile, ora non so se sia morbo di Crohn. Col colon irritabile... Essendo un orso è irritabile pure lui, oltre al colon. Chi c'ha il colon irritabile non è detto che la fa liquida, può anche farla molto spesso dura o no. Non lo so, non sono un esperto cagologo, però
Il fatto sta che quell'orso c'ha mal di pancia. Sto cercando di seminarci, ovviamente. C'ha pure st'intelligenza da dire ora cammino a zig a zag per seminare. Sì, cammina a zigo zago. Vedi? Qua ha scavalcato lo scoglio. Come cazzo cammina quest'orso? In effetti ha fatto la strada più scomoda dell'universo. E poi ha pensato bene di cacarsi sotto un'altra volta. Ha appena cacato, comunque, gli siamo dietro, eh. Ah, vedi, ti fa anche sentire l'odore. Prima o poi. Tramette chi è l'animale, orso? Non mi dire che in questo gioco è previsto che devi camminare piano piano per non farti sentire, no? Sì, è previsto. Così arrivi dopo però, domani. Però mi cago il cazzo. Capito, quello è il problema. Arrivi dopo domani a destinazione. Uno si caga il cazzo a fare così. Ah. Però mi sa che ci conviene. Capisco che bisogna avere pazienza, un gioco di caccia deve avere pazienza, cioè... Non è un Call of Duty, eh. Nel frattempo lui ha cacato. Secondo me quando lo troviamo non ce ne sta più di orso. Sono solo le ossa, perché... Sta cagando praticamente ogni tre passi ne molla una sciolta questo. Con gli stronzi ci possiamo rendere conto del tempo. Perché tutte le cacche che abbiamo trovato finora erano appena fatte. Minchia. Vedi là, ti dà l'informazione, mo sta andando a posto. Ah. Oh, che cazzo? Ho toccato il gamepad di Cristo. Forse devo abbassare il volume. Sono esplose le orecchie. No, mi ha spaventato di colpo. Sì, ma non dovevo toccare. Come nella vita reale. Ma dove è andato sto pezzo di merda? Con un fucile, di colpo parte. Oh. Dove è andato? Mi sa che questo colpo che ho sparato mo è stata la cazzata definitiva. E quindi mo ti tocca camminare per altre 6 ore. Ma che gioco. Aspetta, guarda che ha fatto l'orso, guarda che ha fatto l'orso. Molto fresca, perché stiamo perdendo terreno. Ma io neanche in un anno della mia vita faccio così tanta cacca. Ma lui è un orso. Comunque stiamo perdendo terreno, eh. Perché fino adesso le cacche erano appena fatte. Questa era molto fresca, ma non era certo una cacca di primo pelo. Comunque l'ambiente mi piace, ti dico la verità. Vabbè, l'ambiente rilassa, no? Sì. Ok, rimettiamoci in pista. Ho visto qualcosa. Anch'io. Eccolo. Una cosa nera. Cazzo di merda. È l'orso. È l'orso bruno. Warning call. L'orso sta avvisando. Sta avvisando? Gli altri orsi per venirti ad attaccare? No, vabbè, gli avvisa che c'è pericolo. Il pericolo sono io, ovviamente. Va. E loro che ne sanno, scusa? Se vuoi giocare con loro... Io voglio. Mica è detto che stai andando a ucciderli. Come no? Guardiamo come li trovo, ti giuro che... Immagini lo becchi proprio mentre caca. Ma non questo caca mentre corre, quindi è impossibile. Io comunque ho perso le tracce. Mamma mia. Un altro richiamo degli orsi. Quello era un richiamo di un orso? Sì. Boh. No, questo era un'aquila. Ah, dicevo io. No, cioè, però a schermo... Eccolo! Sta immobile, ma che se no scappa. Comunque qua ci voleva un bel sensore termico, eh. Ma qua ci voleva un po' di culo. Eccolo! Rallenta, frena. Ma come cacchio è che conti... Non mi dire che non l'hai preso un'altra volta. Non mi sa. Ma scusa, per forza l'orso devi cacciare, guarda... Sta passando tutto il mondo, guarda là, a manetta, tutti gli animali del bosco stanno là in fondo. Allucinante, no? C'è una cosa là che si è mossa, cos'era? Eccolo, cos'è? Ma guarda che quando sei in movimento... Cos'è, una doppietta? Sì. Da sopra nel forte del bosco. Lo vedi? Si è mimetizzato, non riesco. Dove sta? È apparso di colpo.
Porca troia! Più con più calma a ricaricare sto cazzo di fucile, mi raccomando. Io non penso di averlo preso, ma mi ha camminato vicino. Mamma. Questo è posto di conigli, eh. Vedi come sei esperto, eh. Spruzzi addosso. Sì, così non mi sentono. Allora, Sembra che gli hanno tirato un calcio. Aspetta, mo faccio un altro richiamo. A me se... È pedicervi, pedicervi. Ma sembra più una pecora. Fermo, fermo. È a caccia di pecore, dai, prendi, prendi. Ah, ricondira, condira. Condira, 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 perché si sta. No, che continua, ci vogliono 40 anni prima che torno al fucile. Non puoi strisciare, no? No, ma non è. Sta cagando dietro l'albero. Ho visto qualcosa. Io pure. Mentre caca. Porca troia di una troia! Ma è schizofrenico, hai visto? Si è agitato di colpo. Io che mi perdono. Comunque c'è da fare un esperimento. Bisogna vedere il proiettile fino a quanti metri va dritto per dritto e poi inizia ad abbassarsi. Mi sono cagato sotto. Ah, si abbassa. Mi sono veramente cagato sotto. Ah, vedi che bello le piante che si abbassano quando ci cammini sopra. Li fatti andare via. Secondo me, così non mi fido. Dopo questa battuta di caccia, secondo me tocca andare al pronto soccorso per intossicazione. Questo che è? Io sarei già morto. Sai com'è irritante per i polmoni? I noticed you're after moose. Tough animals, I tell you. Be sure to bring the right caliber weapon. Mo lo devi fare. Oh, their eyesight ain't too good, their smell is. So keep your scent and the wind in mind. Ma dai! Me l'hai preso in fronte, non puoi stare. L'ho preso in testa! Ha pure cacato! Ma non è vero! Mentre andava via, ha cacato! Che cazzo che caca, coriandoli marroni! Senti, io l'ho preso in testa! E quello è bello, si dovrebbe essere fracassato quel cazzo. Infatti si è fracassato. Madonna. Finalmente, che cazzo! Ma non è normale, dovevi cadere sul posto. O sul posto? Sul posto. Madonna. Quello mo chissà dove è andato a morire, voglio a ricercarlo. Ma che è? Ma io volevo dire, nella mia prima partita io ho detto ok, beh, sono stupido io. Però stavolta non ci no, sono. No, poi è evidente quello che ho visto. Cioè, ci sono io testimone. Queste sono tracce di orso. Io ho appena colpito un alce. E io ho iniziato a tracciare il sangue dell'alce. Perché ha schizzato una volta sola il sangue. Cos'è? È lo stesso di. Un alce. Ma che è lo stesso di prima? Che poi si trasformerà in un orso non appena io la inseguo. E l'hai preso? Ma sono immortali qua gli animali. Che cazzo c'hanno le corazze? Io non lo so. Però adesso troveremo del sangue. Andiamo. Perché più o meno allora là. A colpire l'ho colpita. No, è impossibile che non l'hai preso, dai. A colpire l'ho colpita. Rallentà. Qui lei era tipo da queste parti qua. Ecco qua. Oh, sangue. Calma. Il sangue ci porta di qua. Che evidenzia poi le impronte di un orso. Tracce, no, pensavo che era una traccia di sangue. Eccola là, ci stia. Ma allora, oh. Allora era un orso, non era una. Vabbè, da lontano. Dove l'hai preso? Hai visto? Preso in faccia, che nel culo. Ma è vero, ti stava guardando. C'è qualcosa che non mi quadra. Questa è la scena più bella di tutto il gameplay, secondo me. Allora, tieni. Vai, allora ora tocca a me. Ti spiego. Ma che c'è il sensore battito cardiaco? Sento. Sta morendo qualcuno. No, c'è un suono al centro della schermata. Ah, e quindi è come. Vabbè, tanto è uguale. Ah, sì, è uguale.
Penso di sì, vediamo. Sì. Vediamo un po' se riesco a cercare anch'io qualche animale. Eccolo, eccolo, eccolo. Madonna, che fa... C'è un vicino, ma qua sotto, vai, vai, colpisci. Io faccio, agisco più di per tecnica. Occhio che ha fatto una cosa spastica. Aspetta, aspetto che alza la testa. Hai perso. C'è quel... Comunque hai visto, cioè io prendo la mira e senza motivo mi fa... Ti muove, metti tu cammini, non devo andare. Ma Call of Duty non fa così col fucile. Vabbè, ma quello non è un gioco di... Questo è un gioco più realistico, è a caccia, se tu guardi un milione di telescopi. Io sono abituato a mirare e spostarmi. Eccolo, 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 colpiscila. Che culo c'è, non è? Vai. Senti! Ma l'ho preso? Sì che l'hai preso, dovrebbe aver... È andato di là. Eh sì, dovrebbe aver sanguinato dappertutto. Andiamo. Ma posso anche correre. Sì, adesso sì, l'hai in mezzo... Però l'hai preso in faccia col fucile. Ho anche mirato leggermente sopra per paura che a 2 metri il proiettile si abbassa. Oh, che mi dice qui? No, niente, non sono le sue. Devi trovare tracce di sangue. Una parola vai dritto all'erba. Di qua, che di qua è andato quello stronzo. Quello stronzo, con quell'Highlander, perché dopo un colpo in faccia... Cosa c'è qua? È lei, sono sicuro che è lei. La scrofa. Però è possibile che non ha tracce di sangue, davvero non l'ho preso. Continua. L'hai preso, che cazzo, sei pure scrollato. Sono stato scarso. Ma no, l'hai preso in testa. Ok. Quindi questa raga, ve lo dico, è completamente anomalo il fatto che un colpo sul cranio dato da quella distanza non uccida un animale. Ma non perché sono un esperto di caccia, sono un esperto di come funziona il mondo. Un colpo in testa da quella distanza ti accoppa. Ma certo, a meno che sono bionici. Inspect, vai. Il tasto I qual è? Io sono abituato alla PlayStation. Ah, Allora, vedi tutte queste cose da leggere, okay. Non me ne frega un cazzo. Premi okay. B. Sì, esatto. Questo mo parliamo appena... come se fosse una PlayStation. B. Cerchio. Cerchio. A cosa serve? Non ne ho più pallida idea. Non ho intenzione di imparare a giocare a sto gioco. Oh. Basta. No, dai, io almeno una carcassa la voglio trovare. Voglio uccidere e trovare... Oh! No, da lontano pensavo che era la carcassa di un animale, invece è un cumulo di erba bianca che luccica. Perché? Ti fa capire che qua è una zona di riposo. Qua un animale ha riposato. Ah! Di solito gli animali non si riposano sotto gli alberi, quello invece in mezzo... Non gli piaceva sotto gli alberi, è un po' scaramantico quello, quell'alce lì. E c'ha ragione a essere scaramantico. Sai che ti dico, ma vado verso... L'acqua. Bravo. Pensi di beccare un animale che si... Magari passa uno squalo. Sì, ma io dico, ma quello là è morto da qualche... Io sono sicuro che è morto da qualche parte. Come si fa il richiamo? Voglio richiamare qualcuno, perché secondo me qualche animale... Questo è uno dei problemi grossi di sto gioco, cioè che per premere il richiamo devi premere 60 volte la freccia, e poi per riprendere il fucile, casomai arriva qualcosa, devi premere altre 60 volte la freccia per arrivare al fucile. Ma come cazzo sta organizzato sto gioco? Male, per Dio. Cioè, noi non solo ci stiamo perdendo tempo, li diciamo anche male, capito? Ma, cioè, però, a parte gli scherzi, noi... Ma guarda che spettacolo! Un bel posto. Io mi organizzerei con qualche amico, qualche amica. Occhio, di là c'è qualcosa, vedi? Vedi? C'entra, vai, X. Ormai ha finito. Ah, quando appare quella cosa, devo premere X. Sì, perché poi ti dice... Che poi, in termini PlayStation, è quadrato. Sì, da questa parte un animale sta facendo un richiamo. Non sappiamo se di amore, non sappiamo però se sta... Però per così, voglio fare una cosa. Ah... I piedi miei dove sono? Non ci sono. Come tutti i cacciatori non hai i piedi. Assurdo. Vabbè. È molto bello essere un cacciatore in questi giochi. Io mo torno a casa con i piedi bagnati. Occhiali bagnati, da farina. Mi si gelano i piedi e poi il giorno dopo ho la febbre a 40. Hai sentito?
Madonna, ma possibile? Un animale ho trovato, l'ho preso in testa, così sembra che l'ho preso in testa. No, l'hai preso in te, però E poi è andato a hai morire. sbagliato a inseguirlo perché dovevi andare dove l'hai colpito per trovare le tracce di sangue e partire da lì. Perché poi c'erano troppe tracce in giro, ti si sono confuse. Invece in quel modo, non so come, il cacciatore avrebbe saputo quali tracce seguire. La vedi? Vai! Mirala! Eccola, non la vedevo. Minchia, che occhi che Uccidila! c'hai. Uccidila! Non ti muovere, muovi soltanto la mira e... Vai! L'ho presa. Unghete! Bella, cazzo! Mo' non la perdere, valla a prendere. Continuo, non si. Eccola! No, ce l'ho fatta. A 22 secondi dalla fine della mezz'ora, Emanuele ha avuto il suo Però, trofeo. come ogni gioco, sparo sempre ai cadaveri. Non si è È come bucato. ogni gioco che si rispetti, non succede una sega quando spari ai cadaveri. Va bene, ragazzi, Va noi ci bene. vediamo al prossimo gameplay. Direi che Emanuele è stato Ce l'ho molto fatta. bravo, nonostante abbia sparato in testa un'arce, quella non è morta, ma si è rifatto con i più deboli, come è giusto che sia. Sì. Alla prossima. Ciao.